Forio, dopo mesi di polemiche che in consiglio comunale sfociarono nel duro scontro tra Domenico Savio e Cristian Castaldi, il popolo di Panza, stanco di dover subire scelte politiche calate dall'alto con autoritarismo e supponenza da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Del Deo, ha deciso di scendere in piazza per dire basta all'abbandono sociale a cui è stata relegata l'intera frazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che sta esasperando cittadini e commercianti è stata l'istituzione del doppio senso di circolazione in via Madonna delle Grazie e del divieto di sosta su ambo i lati della strada. Si è trattata di una scelta scellerata dell'amministrazione Del Deo, che ha tra l'altro scatenato il caos nella centralissima piazza San Leonardo, ridotta a parcheggio e luogo di pericolo per i pedoni. E per dare corpo alla protesta di piazza che possa indurre gli amministratori comunali a ripristinare il doppio senso di circolazione in via Madonna delle Grazie e l'eliminazione delle strisce blu, tantissimi cittadini si sono riuniti in assemblea alla presenza di tre consiglieri comunali: Domenico Savio, Nicola Nicolella dell'opposizione e Giuseppe Colella, dichiaratosi indipendente in questi giorni. Nicola Nicolella nel suo intervento ha sottolineato come una consistente parte dell'introito delle strisce blu vada alla ditta che gestisce i parchimetri. Le strisce blu, nell'arco del periodo dei 6 mesi che sono stati istituiti, il comune percepisce, prenderà 96.000 euro. A fronte di 40.000 euro spese per il noleggio. Domenico Savio, nel suo articolato intervento, oltre ad elencare tutte le problematiche che attanagliano parimenti, Panza e Foria a causa del malgoverno del paese, come l'abbandono dei cimiteri, la pericolosità delle strade, l'impianto della pubblica illuminazione obsoleto, l'ufficio civile di Panza vergognosamente chiuso da tempo, la segnaletica stradale incompleta, la scarsa pulizia di strade e contrade, l'abbandono totale dei rioni a partire da quello dei Zerbi, le spiagge pubbliche sporche e pericolose e tanto altro ancora, ha ricordato ai presenti che i consiglieri comunali di maggioranza eletti a Panza a riguardo dell'abbandono sociale della frazione portano la stessa responsabilità del sindaco Francesco Del Deo. L'arretratezza sociale di Panza rientra pienamente nell'arretratezza sociale del comune di Forio ed è un problema politico, è un problema amministrativo. È il risultato della sciagura che abbiamo dopo 70 anni un'altra amministrazione che è scollegata, lontana dai problemi, dai bisogni, dalle attese dei cittadini. I consiglieri comunali di Panza hanno la stessa responsabilità e si comportano allo stesso modo del sindaco e della sua maggioranza amministrativa. E poi c'è un consigliere di Panza che si chiama Cristian Castaldi, che sa solo sorridere, sorride così, punto e basta, ma difficilmente se ne viene a... Poi c'è stato un altro consigliere di Panza che quando io ho fatto notare il colpo di mano dice poi ci mettiamo ad ascoltare voi, ad ascoltare te. Dunque considerano il comune, il consiglio, la maggioranza del consiglio comunale, il popolo di Forio, cosa nostra, cosa loro, proprietà loro, una vergogna su vergogna. Al termine dell'importante assemblea popolare i cittadini presenti hanno deciso di indire una prima manifestazione di protesta che si terrà a Panza martedì 21 giugno a partire dalle ore 18 e della quale nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di svolgimento.